sono molto contenta che oggi questa delibera sia finalmente approvata in aula per la decadenza del piano di zona di Monte Sallonara. E è un argomento che questa amministrazione ha seguito molto e che anche la consigliera Iorio, quando era presidente, ha seguito con molta dovizia. Ed anche la commissione che è stata istituita sui piani di zona, diciamo, ha avuto buona parte del lavoro e del merito che gli va riconosciuto. E io spero e auspico, quanto hanno già detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, perché vorrei ricordare che la delibera, per esempio, della decadenza di Tor Vergata, che abbiamo votato nel 2017, ci sono ancora 8 famiglie. A cui bisogna fare l'ultimo passaggio per l'assegnazione definitiva delle case che loro hanno già regolarmente pagato e di cui sono già legittimamente in teoria proprietari. Quindi ben venga questa collaborazione tra istituzioni con la Regione per trovare le soluzioni migliori e auspico anche che questa collaborazione sia sempre più diciamo, proficua nel trovare le soluzioni. Ben venga quindi questa collaborazione, ben venga anche che come ha accennato l'assessore Montuori, a questa delibera ne seguiranno anche altre per altre decadenze. Visto però che comunque noi già abbiamo fatto delle decadenze e ci stiamo impantanando nell'assegnazione ai legittimi proprietari di questi appartamenti, ecco, forse sarebbe bene che magari i prossimi, a partire da questo, possano essere più spediti nell'iter. Quindi io auspico anche che l'iter che è stato seguito diventi un modello, ma che si perfezioni la parte finale, che poi è quella a cui in teoria teniamo un po' di più tutti quanti, e cioè far vivere tranquillamente le famiglie nelle loro case per cui hanno sudato una vita. E ringrazio nuovamente la Giunta per aver portato questo provvedimento e veramente auspico che si possa arrivare ad una definizione concreta per gli abitanti di quelle abitazioni. Grazie Presidente.